Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Paola. Sì, sono Paola. Piove e fa freddo, c'è un grado. E sto andando dalla parrucchiera. Vediamo se mi sentite, perché sennò devo rifare l'intro. Allora, eccoci. Fa un freddo allucinante. Avendo già dato la possibilità di stare senza mascherina, e qua c'è un sacco di gente senza mascherina. Io la tengo su e anche volendola scendere giù mi sale su, perché comunque dalla parrucchiera ci vuole l'FFP2. Sono in ritardo perché praticamente il piccolo oggi non è andato a scuola e quindi voleva venire per forza con me, perché deve tagliare anche i capelli anche lui, poverino. Guardate, credete, mi sembra di stare, non è che siamo in inverno, ma quei giorni in cui non è che fa freddo, di più, molto di più, mamma mia. Quindi dopo vedrete la trasformazione. Le ragazze della Riccia Sogni, il posto dove vado io, se me lo consentiranno, vi farò vedere a pezzi la trasformazione, e se no questo diventa un mini vlog in cui vedrete il risultato finale mentre torno a casa. Cioè, porca paletta, cioè, guardate voi, per una volta che io finalmente decido di fare qualcosa per me, piove, perché mi sembra giusto, ovviamente, tanto che non lo fai mai, il tempo dice, quella volta che lo fai, giustamente, lo fa, va bene. Vado soprattutto perché poi dovrò parlare con le ragazze per non solo per farmi i capelli, chiedo perché c'è un testa molto bianco, ma anche perché comunque, sposandomi a giugno, dobbiamo decidere come fare per i capelli. Mamma mia, c'è un freddo allucinante. Se mi chiedete, è perché praticamente è proprio freddo, mi sto ibernando, e la mascherina almeno questa volta mi è utile perché mi tiene un po' caldo. Almeno quello. Mamma mia, secondo me siamo anche sotto di gradi, perché c'ho le mani che sono bordeaux. Mamma, fa un freddo. Poi la cervicale non mi aiuta. La bici che avete appena visto mi ha quasi investito. Benvenuti ai nuovi iscritti. Iscriviti tu che non sei iscritto. Fai iscrivere tutti, commenta, condividi e mettici tantissimi like. Non ho ancora ricevuto la soglia, quella minima per avere la monetizzazione. Speriamo di averla a breve di ore, perché gli iscritti ce li ho, però per avere anche noi la monetizzazione devo aspettare di avere le ore di visualizzazione. Sono quasi nel centro, quindi una volta nel centro stacco e magari riprendo più avanti, che magari qualcuno non vuole essere ripreso, anche se siamo in un posto pubblico. Mamma mia, vabbè che siamo ancora in inverno, però porca paletta, qua sono due le cose oggi: o torno a casa con un look finalmente nuovo e finalmente c'è un colore decente, le sopracciglia fatte e scusate che peso un po' traballanti, ma sto andando un po' di corsa, neanche tanto. Quindi o tornerò a casa con un look decente o tornerò a casa stile Frozen, cioè nel senso praticamente ghiacciata completamente. Non lo so,
la scopriremo dopo, o entrambe le cose può anche essere. Questa è una chiesa bellissima di magenta, dove c'è la, quando è aperta, perché adesso è perennemente chiusa, perché in genere quella chiesa lì è aperta solo di mattina. E, e dentro ci sono, tra i vari santi, c'è Santa Rita, che è la santa che io preferisco, nel senso che ognuno di noi credenti ha un santo a cui si affida, e la mia è Santa Rita da Cascia, ovviamente, a cui ho affidato entrambe le mie gravidanze. Poi un giorno, se avrete piacere, vi parlerò di questa meravigliosa storia, di questa santa dell'impossibile che io adoro tantissimo. Scusate le riprese un po' così. Immaginate se adesso io, convinta, perché la prima parte l'ho fatta con microfono, si è sentito, quest'altra parte con microfono non si è sentito niente. Sono a metà del, mamma mia, a metà del percorso. Qua tra l'altro il corso principale, dove i miei bambini hanno visto il Babbo Natale. E aspettatemi, perché devo fare una cosa importante. Allora, ho aspettato di passare la chiesa, vi rifaccio il pezzo, perché praticamente mi sono dovuta fermare perché c'era un funerale. Per rispetto, ovviamente, non ne inquadro né la chiesa né la macchina funeraria, perché mi sembra giusto, spero non si veda. Nel caso in cui si veda, perdonatemi. Sono ben oltre la chiesa, ma la chiesa me la porto sempre sullo sfondo. Ops. Spero non si sia visto nel mio tossire. Comunque, grazie. Comunque, perché per rispetto, ok, adesso non si dovrebbe vedere più. Perché per rispetto, giustamente, almeno così mi è stato insegnato, quando c'è una bara ci si ferma e si aspetta che passi, che entri in chiesa. Quindi mi sono fermata e ho aspettato che la bara entrasse. Detto ciò, sono in ritardo, sono riuscita a prendere appuntamento per entrambi i miei bambini, finalmente, dal parrucchiere, così cambiamo discorso. Per questo, a un certo punto, avrete probabilmente sentito delle campane, ahimè, cose della vita. Quindi, per non rattristare nessuno, cambiamo discorso. Se mi vedete completamente diversa, non è la mia gemella, non è il mio alter ego, non ho avuto una mutazione di genetica, non è nulla, semplicemente, finalmente anch'io sono andata dalla parrucchiera, dopo millenni, dopo mille trillenni. Per ora mi fermo qui, da me e dai pinguini che girano per strada. Per ora è tutto, questa fase di essere staffelli, però mi diverte un sacco a dirlo. Quindi per ora è tutto, se la mia parrucchiera me lo concederà vi mostrerò dei pezzi. Un bacione, ciao. Non c'ho la pancia, che questo, cioè ce l'ho la pancia, non è così, sembra che sono incinta. prima e poi faccio vedere dopo. Allora, non so se vedete com'è stata brava, la parrucchiera è lì. È lì. È stata bravissima.
e il colore è anche molto bello. Nel frattempo è arrivato anche... Nel frattempo è arrivato anche lui. Speriamo che reggano i capelli, ma non reggeranno. Spero che reggano il più a lungo possibile. Io quindi vi saluto. Loro devono, cosa devono fare? Devono iscriversi. Ma come sto bene! Come sono gnocca! Iscriversi, puoi mettere. E poi mettete di like. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.